Intanto buonasera a tutti, siamo qui al ristorante Il Pastrocchio. Buonasera Daniele Emanuelli, siamo in diretta su Telerimini. Ebbene, siamo qui alla presentazione dell'ASD Riccione Calcio 1926 con tutta la dirigenza e tutti i giocatori presenti per questa nuova stagione 2018-2019. Ricordiamo, il Riccione Calcio affronterà il campionato di prima categoria Girone H, un campionato che si annuncia molto spettacolare in virtù delle grandi piazze che ci sono, ma soprattutto un campionato difficile come da qualche anno a questa parte. Ebbene, io direi di iniziare a presentare la rosa di questa stagione, iniziando dai portieri. Se poi magari qualcuno non c'è, li riserviamo lo stesso l'applauso. Il primo nome della lista, classe 1990, Giacomo Tacchi. Classe 1981, Claudio Giustolisi. Mi scuso per la pronuncia, classe 1995, ci dovrebbe essere Moussa Gouye. Vieni qui, alla nostra sinistra, grazie Gouye. Tu arrivi dalla Vis Misano, quindi sei uno dei nuovi acquisti. Adesso passiamo alla classe difensori, classe 1986, primo nella lista, arriva dalla Libertas Repubblica di San Marino, Giovanni Bonini. Secondo difensore, classe 1986, Roberto Casadio. Terzo difensore nella lista, classe 1994, lui è confermato, come del resto anche Roberto Casadio, Antonino Galesi. Classe 1992, confermatissimo, Giacomo Mulazzani. Mi scuso sempre per la pronuncia, anche lui confermato, classe 1996, Buja Musabeliu. Preparati che tra poco faremo una piccola intervista. 1992, Suleiman Hendao. Anche lui confermato. Classe 1989, confermato, Luca Olivieri. Non c'è, gli facciamo lo stesso l'applauso. Confermato, classe 1996, Omar Pivi. E lo salutiamo. Classe 1990, confermato, Luca Ricci. Classe 1998, lui arriva dalla FIA Riccione, Federico Suzzi. E ora passiamo ai centrocampisti. Io chiamo anche quelli che mi avete scritto qui nella lista che non sono ancora stati tesserati, quindi Adama Kone, classe 1999, giovanissimo. Ecco, facciamo due file, ok? 1989, confermato anche lui, Niccolò Amati. Non so se è arrivato, forse non c'è questa sera, ma riserviamo un applauso ancora maggiore al capitano di questa squadra, classe 1991, Giuseppe Bolzonetti. Uno dei nuovi arrivi, classe 1980, dal Real Miramare, Massimiliano Seias. Classe 1998, confermato, Thomas Giannetti. Classe 1997, confermato, Hendao Biran. Eccolo qui. 2003, direttamente dal settore giovanile, Antonio Polumbo. Confermato anche lui, classe 1992, Carlo Soleri. Confermato, adesso passiamo agli attaccanti, classe 1993, è stato anche nostro ospite lo scorso anno, Riccardo Bontempi. E non c'è. Lui invece arriva direttamente dalla Vis Misano, il giocatore, attenzione, seguite anche le indicazioni di Eugenio, fate due file così riusciamo a riprendervi, ok. Classe 1998, arriva direttamente dalla Vis Misano, Antonio Borea.
Lui invece arriva dalla Fia Riccione, classe 1998, Maria Carlo Conti. Confermato, classe 1992, Luca Cugnigni. Se quello che è stato più festeggiato, quindi una domanda dopo la facciamo sicura. Sì, sì. Adesso la terza fila, fatela. Non ho niente, silenzio stampa. Classe 1988, confermatissimo, Maria Enrico Facchini. Dal settore giovanile, classe 2003, Tommaso Galaffi. Qui leggo che addirittura ha finito al Monte Cerignone Valconca, classe 1989, Francesco Gori. Ah, ma lui la facciamo sicuro la domanda. Classe 2001, arriva dalla Vis Misano, Michele Stellato. Eccolo qui, si era nascosto inizialmente, classe 1981, ci sta Lola, ci sta, ci sta. Arriva dalla Lodigiana Giuseppe Tolomeo. Classe 1992, arriva da San Patrignano Edoardo Volpato. Osannato direi. La facciamo anche a lui. Adesso voglio un urlo particolare, perché il mister è sempre in mister, confermatissimo, Pierluigi Angeloni. Allora, io adesso farei che rimangono con me un attimo, li chiamo Musa Begliu, difensore, Sejax, Gori, e scegliamo anche lui Volpato, dai, voi quattro. Lasciamo gli altri andare a posto, i quattro giocatori che ho chiamato vicino a me. Iniziamo da Edoardo, dai. Allora, vediamo anche i tuoi compagni. Edoardo, qui sei stato accolto subito bene, ti vogliono già bene i tuoi compagni. Diciamo che sono veneto, quindi sono molto espansivo con i ragazzi. Sono davvero felice di essere qui quest'anno, di mettermi a disposizione per questo gruppo che è davvero stupendo. E un ringraziamento alla società, al mister e a tutti quanti che ci stanno dando davvero una grossa mano. Qui scatta l'applauso, è un complimento diretto. Senti Edoardo, ma questo look con la barba lunga alla Moscardelli lo porterai anche in campo? È normale. Quindi non ci rinunci proprio? Ma no. Senti, siccome che sei abbastanza espansivo e quindi penso che sei anche, diciamo, molto una persona molto affidabile, allora ti chiedo, incrociamo le dita, incrociatele, se doveste vincere il campionato la tagli la barba. Ma proprio per niente. E i tuoi compagni non approvano però, eh. No, ma va bene così. No. Non la taglio proprio per niente. Pensavo che dimorchi di più. No, io amoroso sono contento così. E anche lei. E se non è contenta, gliel'ho già detto, trovatene un altro. Bravo, questo ci piace. Questo ragazzo interessante. Tesserata, confermatissimo, ti lasciamo andare a posto, un applauso. Aiutami con i nomi, tu sei molto bravo. Lui lo conosciamo, caro Eugenio, dalla telecamera. Riserviamo un applauso anche a Eugenio Angeli che ci sta riprendendo questa serata. Grazie Eugenio, sempre prezioso. Allora, Musa Begliu, classe 1996, leggo qui, confermatissimo, grande calore da parte dei tuoi compagni. Che campionato sarà quello prossimo? Cosa ti aspetti tu a livello personale? Sicuramente sarà difficile, dobbiamo ricordarci anche dall'anno scorso, avevamo grandi obiettivi, però non si è riusciti a raggiungere, quest'anno li abbiamo ancora, speriamo di non deludere le aspettative e dobbiamo pensare però partita dopo partita senza sbagliare ed essere un bel gruppo innanzitutto. Te la sei preparata la risposta? Parli programmato come Robocop, eh? Sono sempre pronto. Nato pronto, diceva così Clarence Seedorf. Senti, per quanto riguarda il campionato è un girone tosto, avete avuto modo già di vederlo. Ragazzi, incrociate sempre le dita, però mi tocca dire la verità. I favoriti siete voi insieme a Sant'Ermete. Tu ti senti questa responsabilità addosso? Ho messo in imbarazzo. Non è proprio, secondo me, una responsabilità. Dobbiamo... Non saprei, dobbiamo pensare partita dopo partita. Cominciamo subito con delle partite difficili come l'Atletico Poggio, poi andiamo a Nuova Feltre la terza giornata. Dobbiamo cercare di partire bene e basta. Pensare di allenarci e basta.
Senti, una promessa ai tuoi compagni, la vuoi fare? Qualche gol in particolare? Due gol vi servi questa stagione? 3, 4? Non so, dacci un numero. L'anno scorso è andato fin troppo bene, ne ho fatto qualcuno di troppo, quest'anno speriamo di ripeterci, di ripetermi e almeno un paio, dai. Un paio speriamo. Bravo. Mi aspettavo che dicessi ne incassiamo meno, magari ne faccio meno io, però ne incassiamo meno. Però va bene lo stesso. Gli serviamo un applauso e li lasciamo andare apposta. Grazie. Adesso andiamo a sentire lui, Francesco Gori. Allora, è rifinito addirittura a Monte Cervignone a Valconca. Come ci sei arrivato? Con la macchina. Sapevo, te l'ho messa lì, eh. O con l'autobus, dipendeva dai giorni. Senti, sei uno dei giocatori ambiti sul mercato, questo devo dire la verità ragazzi, purtroppo ce l'avete voi, però è così. Allora, le responsabilità che senti in questa stagione e soprattutto come ti stai trovando adesso col nuovo gruppo, abbiamo visto un'accoglienza anche per te straordinaria. Sicuramente, diciamo, far parte del Riccione Calcio per me è un onore, anche perché avevo già giocato, però insomma, quando è arrivata la proposta della società non ci ho pensato un attimo, perché... Cioè, per me Riccione non è una cosa normale, va oltre il resto. E il gruppo è un gruppo fantastico, tutti dei grandi ragazzi e dobbiamo cercare di costruirlo da qui l'inizio e poi non porci dei limiti e speriamo vada tutto bene. L'ultima volta che ho avuto modo di commentarti appunto in una sintesi di un match dove tu eri protagonista, era un campionato diverso, tu l'avevi iniziato prima a Miramare e poi sei finito a Ligea dove hai avuto la fortuna di vincerlo. Rispetto a qualche anno fa, come trovi questo nuovo campionato? Cambiato, diverso, con più difficoltà? No, l'anno scorso insomma non ero qua in zona, però l'ho sempre seguito, è un campionato che anno dopo anno si sta diventando sempre più bello tosto e oltre che insomma i valori in campo per me vengono anche prima i valori fuori, quindi ti ripeto, come ho detto prima, stiamo costruendo un gruppo anche all'esterno oltre che all'interno e insomma con dei ragazzi così spero che vada tutto bene, perché insomma siamo un bel gruppo tutto qui. Se andavi con la macchina a Monte Cervignone, qui a Riccione arrivi con la Ferrari quest'anno? No, con la Polo, sempre con la Polo. Facciamogli un applauso, lo mandiamo a posto, grande, grande Francesco, va bene. Eccolo qui, Seias, classe 1980, uno dei giocatori più esperti, no, vecchio assolutamente no, abbiamo avuto modo di ammirarti anche a te, di commentarti, di vederti. Allora inizia questa nuova avventura per te, se ti senti di dire qualcosa in virtù anche di un campionato che tu conosci benissimo. No, io da poco che sto qua sono arrivato purtroppo per lavoro 3-4 giorni fa, quindi sto cercando di conoscere tutti e... Ancora trovo delle facce nuove ogni giorno, perché qua è un po' così, però sappiamo che siamo in tanti. Niente, sono venuto a dare una mano, sono venuto a mettermi a disposizione di tutti. Sono contento perché dopo l'esperienza l'anno scorso con il Real Miramare che abbiamo lasciato a dicembre, mi sono fermato e poi... non ho potuto più giocare, quindi sono contento di riniziare, sono contento di poter allenarmi e ovviamente si deve vincere, non ci stanno altre uscite qua. E questo ci piace perché comunque vi sta caricando ragazzi, facciamogli un applauso. Infatti lo scorso anno l'hai detto bene, non lo volevo toccare questo discorso, però tu sei una persona che affronta tranquillamente questo argomento, ti sei rimesso anche in gioco qui a Riccione, si può dire così, anche per cercare di vincere, hai detto tu adesso ai tuoi compagni, un campionato che l'anno scorso con Real Miramare, lo diciamo tranquillamente cari ragazzi, era alla portata di mano. Sì, sì, purtroppo abbiamo deciso di fare così per rispetto prima a noi stessi ovviamente, perché... non era possibile che una società come quella, a livello, al punto in cui stavamo, credo che stavamo 7-8 punti dalla seconda, si comportasse in questo modo. Non tanto per me, ma soprattutto per i ragazzi che venivano giù, i ragazzini dovevano avere anche un po' il rispetto di se stessi, no? Io comunque per altri impegni dovevo lavorare e il consiglio che le ho a loro era quello di fare quello che le dice il cuore, se volevano continuare potevano continuare tranquillamente e andare avanti con quelli che potevano fare gli allenamenti, potevano andare a giocare.
purtroppo lì è successo tutto quello che è successo, non ci siamo presentati quattro partite di seguito e poi credo è venuto radiato, è venuto squalificato, non so bene, io dopo mi so aperto completamente, sì. Ecco, ho voluto toccare questo argomento e questa domanda proprio per dirti che arrivi finalmente in una società sana, tranquilla. Abbiamo sentito prima i dirigenti, sono ambiziosi, lo stesso presidente che è nuovo, insomma ci sono tutti i presupposti per fare bene e possiamo dire, toccando con mano anche questa sera, questa serata qui, noi con le nostre telecamere, è una vera famiglia questa Riccione Calcio. Sì, sì, su questo devo ringraziare Paolo, dove sta? Sta là, devo ringraziare Paolo che già ci eravamo sentiti a dicembre quando io avevo pensato di lasciare a Real Miramare, poi oggi ho conosciuto il presidente, non lo conoscevo. No, la verità è che sono tutti, si sono messi tutti a disposizione, speriamo che prendiamo una mentalità vincente, una mentalità di quelle squadre che lottano fino alla fine, fino al 94esimo, perché poi in queste categorie se non stai sul pezzo, come si dice, no? Fino al 94esimo, quello che è, non riesci a vincere, quindi niente, speriamo bene. Ti faccio i complimenti e gli riserviamo un grande applauso, bravo, bravo. Ebbene, non mi sono dimenticato, ho voluto sentire i giocatori, dare precedenza anche alle interviste per quanto riguarda appunto questo speciale dedicato al Riccione Calcio, ma direi di partire con il consiglio direttivo. È il primo nome, prima vi chiamo e poi ovviamente vi riservo le interviste. Chiamerei come prima persona, e qui voglio un grande applauso, il nuovo presidente Andrea Morelli. Presidente, chiamo il resto del gruppo e poi arrivo alle interviste. Il vicepresidente Giampaolo Pascucci. Vieni Giampaolo, ti voglio davanti alla telecamera. Poi mi dite voi se ci sono o non ci sono, però io li chiamo lo stesso. Il segretario Andrea Sorci. Però facciamogli l'applauso. Facciamogli l'applauso. Il tesoriere Rodolfo Bacchini. Vieni Rudy. Una persona speciale. Il consigliere Marcello Tacchi. È andato via, è scappato anche lui. Staff organizzativo, direttore generale Stefano Paolini. Coordinatore gestione sportiva Giampaolo Bracalenti. Eccolo qui. Ciao Giampaolo, conosciamo anche te. I collaboratori ce ne sono un po', quindi li chiamo uno a uno, poi ovviamente se non ci sono li riserviamo sempre l'applauso. Massimo Barnabè. Non c'è. Serviamogli l'applauso. Silvio Cosmi. C'è Silvio, mi dicono che c'è. Eccolo qui. Vieni Silvio, dai. Ti fai vedere un attimo davanti alle telecamere, così conosciamo anche te, i nostri spettatori possono vedere anche da chi è composta la società. Poi andiamo avanti, Maurizio Della Chiara. Maurizio! Coordinatore, Maurizio me lo ricordo perché è coordinatore del tifo, vero Maurizio, ciao. E continuiamo, Silvano Gambuti. Facciamo lo stesso l'applauso, Carmine Schiano. Non c'è? Ha detto stampa Stefano Paolucci, ditemi se c'è, riserviamogli l'applauso lo stesso, ce ne sono due in verità, che conosco molto bene, anche questo ragazzo, Gian Maria Rosati, che non è ancora arrivato. Non c'è più nessuno, vero? Ok, possiamo iniziare con l'intervista, io darei la precedenza al presidente, poi con il tranello vorrei sentire un po' tutti, ci provo. Qualcuno scappa, va bene, presidente. Andrea, noi ci siamo conosciuti nel corso dell'estate quando avete avuto modo di fare il summer camp con il Real Madrid addirittura. È una nuova sfida per te, una sfida che ho visto prima quando sei arrivato, che affronti con tantissimo entusiasmo, hai qualche anno in più di loro, potresti giocare anche tu. Prima facevamo una battuta in mezzo tra un whisky e un altro, però in verità davvero ci sono tutti i presupposti per far bene quest'anno. Io credo proprio di sì, vedo come sempre detto un gruppo bellissimo. Sono affiatati, si divertono, non ho visto mai neanche scaramucce, quindi proprio la vivono come fossero una famiglia. E questa cosa a noi come società piace tantissimo, perché il succo della questione, oltre al calcio, è anche il gruppo. È quello che noi stiamo cercando di fare in questa stagione. Poi i risultati speriamo che vengano, perché sennò è inutile. Ma il presidente cosa vorrebbe quest'anno?
È inutile dire che vorrei la vittoria, però non possiamo volere tutto, dobbiamo guadagnarcela. Quindi siamo qui per quello. I giocatori dovrebbero fare l'applauso adesso al presidente. Dai, caricatelo un po', caricatelo. Presidente, come nasce l'idea di diventare presidente? Perché l'anno scorso noi avevamo conosciuto Giampaolo, poi c'è stato un tram tram e poi è arrivato lei in estate, si è presentato alla grande, devo dire, con queste grandi ambizioni. Niente, io ero socio simpatizzante del Riccione. Comunque ho giocato a pallone anch'io tanti anni, non ai livelli di questi ragazzi, non ho questa bravura. In Serie C ha giocato? No, assolutamente. Ho giocato con una squadra che non posso fare il nome per privacy. Comunque c'era questa opportunità, io volevo mettermi in gioco un po' più radicalmente nella società e mi sono proposto. Poi vedo che i miei soci che sono qui al mio fianco hanno colto questa cosa ed eccoci qui. E quindi adesso l'ultimo appello che le lanciamo, chi non meglio del presidente potrebbe farlo, allora invitiamo anche i tifosi a abbonarsi al Riccione Calcio. Beh, l'abbonamento è scontato, se uno crede nella propria città, nella propria squadra, io penso che, a parte un sostegno alla società per tutto quello che noi mettiamo a disposizione di questi ragazzi e del settore giovanile, un impegno, anche un piacere, spero, nel vedere la squadra di Riccione tornare in campo con un obiettivo importante, quello di magari un giorno tornare ai livelli che era, mi sembra scontato. Quindi io chiedo alla città e a tutti i presenti, se vogliono aiutarci a credere insieme a noi in questo sogno, di partecipare come vogliono ed essere presenti. Grazie, facciamo un applauso al presidente. Adesso andiamo sul vicepresidente Giampaolo Pascucci. Ti ho promesso che non ti chiedevo niente sulla rosa, però qualche informazione in più me la devi dare. Allora, quest'anno dove giocherete innanzitutto le partite interne? Ma le partite interne pensiamo, insomma, come l'anno scorso, di farle in gran parte al comunale, insomma, al Nicoletti. Questo è il nostro obiettivo e questo è il nostro auspicio, insomma, per la stagione che andiamo a affrontare, insomma. Allora, al di fuori, come dicevo adesso anche ai giocatori qui presenti, si parla di un gran bene di questa rosa e, ripeto, incrociate sempre le dita, si dice che sia la maggior candidata per vincere questo campionato. Dal tuo punto di vista, che tipo di campionato sarà? Beh, il mio punto di vista è sempre un punto di vista ottimistico, perché io gioco per vincere, questo è assodato. Però naturalmente dobbiamo sempre rispettare il campo, dobbiamo sempre lottarlo, il risultato, dobbiamo sempre crederci, dobbiamo sempre lottare, dobbiamo sempre essere sempre più uniti e dobbiamo, anche la minima palla che può essere al 90esimo può essere determinante per il risultato. Insomma, questi sono le cose che poi fanno raggiungere un obiettivo. Naturalmente non posso dire, perché se lo dico poi insomma vogliamo sudarla questa cosa, vogliamo credere che partita dopo partita possa essere la partita della vita, insomma. Questo sarà il nostro obiettivo, insomma. E stare uniti, e volerci bene, fare gruppo e tutte queste cose che secondo me sono banali, però alla fine sono quelle che contano. Allora, io ti conosco da quasi un anno e posso dire che sono assolutamente una persona che fa le sviolinate, però c'è quel cartello dietro, pregherei Eugenio di farlo vedere. Noi siamo il Riccione Calcio. L'obiettivo di questa società, correggimi se sbaglio, da quel poco che ho potuto capire, da quando vi conosco ovviamente, è quello di riportare il Riccione Calcio ad essere la vera identità di Riccione Città. Mi sbaglio? Beh, questo sì, anche questo cartello mi ha portato tante critiche, tante polemiche, però noi in effetti ci chiamiamo Riccione Calcio, cioè non posso dire altrimenti, cosa potrei dire? Noi chi siamo? Noi siamo il Riccione Calcio, quindi è facile, insomma, la battuta. Anche se ha molte critiche, però in effetti io ci credo, quella frase la dimostra, lo scrivo tutti i giorni sui social, dappertutto, però io ci credo, io da quando sono partito il primo giorno ci ho creduto e ci credo tuttora. I sogni oppure gli obiettivi si raggiungono non mollando mai, se uno molla è logico che gli obiettivi non li raggiunge. Però questo è il mio obiettivo, anche se delle volte sembro uno che delle volte sono sulle nuvole, però assolutamente credo in questa cosa che sto facendo. Ci credo dal primo giorno che ho messo piede
al pasto al mattarello di via Fratelli Cervi, che abbiamo fondato insieme questa cosa, ci credo tuttora e sono qua e non mollo, insomma, mi sono venuto a aiutare tante persone che spero che siano persone importanti e finora l'hanno dimostrato, quindi mi sento un po' più tranquillo, mi sento un po' più leggero. Però l'importante, ragazzi, a tutti quanti, se volete un obiettivo non mollate mai, perché quella secondo me è la frase principale. Bravo, bellissime parole, un grandissimo applauso per Giampaolo. Adesso io volevo sentire, aiutami con il nome, il signore qui presente, Stefano. Stefano, grazie Giampaolo. Stefano, arriviamo anche a te, le bellissime le parole che ci ha detto adesso Giampaolo. Quasi mi stavo commuovendo anch'io perché ho visto la luce nei vostri occhi, soprattutto dei dirigenti. Allora, che emozioni si prova a vedere una squadra come questa? Siete tantissimi, se non erro, adesso il numero che leggo qui, circa 31. Che emozione si prova questa sera qui a fare questo discorso, a sentire e a vedere anche una squadra ben allestita per fare un'ottima figura in questo campionato? Niente, io gli chiedo solo di onorare la maglia che portano. Quando li ho conosciuti gli ho chiesto di essere prima uomini, poi giocatori. Adesso gli chiedo di essere uomini e giocatori da domani. Applauso. Poche parole, sintetico, le persone che piacciono a me. Ebbene, siamo alle battute finali, io vi ringrazio per questa bellissima presentazione e ovviamente faccio un in bocca al lupo a tutti voi ragazzi per questa nuova stagione che inizierà domani, lo ricordiamo, Stadio Nicoletti a partire dalle ore 15.30. 15.30, avversario di turno sarà il Poggio Bene. Un applauso a questi ragazzi.